Venditalia 2016, uno dei temi più sentiti dai gestori e naturalmente dalle società di software che cercano di star dietro a questo problema per risolverlo a favore delle gestioni italiane, è quello della comunicazione dei corrispettivi che scatterà a partire dal 1 gennaio 2017. Il 1 gennaio 2017, come tutti sanno, scatterà l'obbligo di comunicazione dei corrispettivi da parte delle gestioni all'Agenzia delle Entrate e noi siamo venuti a parlarne allo stand della Sisoft SRL con Anna Maria Coco, che è l'amministratore della società, e con Paolo Grasso, che è il direttore di sviluppo che si sta occupando della soluzione, diciamo di tipo tecnico, Paolo, per fare in modo da riuscire ad essere pronti già per i prossimi giorni, anche se per quello che ho capito voi siete già pronti. Beh, quasi, dai, quasi pronti. Intanto buongiorno a tutti, sono Anna. Comunque sì, quasi pronti per quello che comunque hanno già detto, e prossimamente avremo delle ultime informazioni per quanto riguarda l'inizio dello sviluppo. Tutto qua. E allora parliamo, introducici Paolo, che nel frattempo è la persona che si sta occupando di questo tipo di soluzione. Paolo si sta dedicando quasi solo a questa cosa, anche se comunque il vostro prodotto ProjeHub continua ad evolversi e svilupparsi. Paolo, buongiorno. Buongiorno, sono Paolo. Niente, come diceva la signora Anna, semplicemente mi sto occupando di quello che riguarda un po' tutte l'organizzazione, lo sviluppo e il test per quanto riguarda quello che è l'organizzazione per i corrispettivi, ma soprattutto, cosa molto importante da sottovalutare, perché ovviamente avendo i rapporti direttamente col cliente, è la preoccupazione anche la gestione di questi dati, perché l'invio lo faremo tutti, lo faranno tutti con delle applicazioni, lo faremo tutti, ma la gestione e gli alert da creare saranno ancora più specifici di quelli che già fa attualmente il ProjeHub, quindi la situazione è molto delicata e quindi di conseguenza la tratteremo in maniera molto delicata. Introdurremo tutta una serie di processi che permette il controllo ancora più estremo di quando lo fa adesso. Quindi sì, ok la trasmissione, sì, ok maggiore controllo, però ecco. Paolo, diciamo che voi comunque non siete qui solo ed esclusivamente per dare informazioni in relazione a quello che succederà il 1 gennaio 2017, siete qui per mantenere l'affermazione del vostro prodotto di punta, appunto il ProjeHub, che è un software di gestione dedicato ai gestori. Anna, sono alcuni anni che il prodotto continua ad evolversi, a svilupparsi. Ci sono delle novità in relazione allo sviluppo rispetto all'ultima fiera a cui voi avete partecipato nel 2014? Beh sì, questo sì, senza dubbio. Infatti Paolo e altri collaboratori comunque in azienda hanno portato avanti il progetto anche con il GPS, e Paolo potrebbe anche comunque dare altri nuovi sviluppi, come ha già detto, e quindi continuare la programmazione del ProjeHub. Cosa è successo in questi due anni? Allora, semplicemente, oltre a gestire quello che riguarda i corrispettivi, quindi un po' la preoccupazione di tutti, no? La preoccupazione principale, ovviamente lo sviluppo non si è fermato, ma stiamo direzionando, l'idea qual è? Di direzionare il più possibile risorse, la consultazione di risorse statistiche e GPS, quindi informazione in tempo reale della posizione dell'operatore via internet. Quindi praticamente qualsiasi dispositivo, qualsiasi individuo può andare a consultare quello che riguarda risorse aziendali, statistiche, posizione in tempo reale, ottimizzazione dell'azienda, ottimizzazione tramite strumenti web, quindi da qualsiasi posizione, da qualsiasi luogo noi siamo, quindi non per forza in azienda, riusciamo a sapere quelle che sono le informazioni aziendali, statistiche e quant'altro, diciamo. Ecco. E allora pongo l'ultima domanda, sono un gestore di piccole e medie dimensioni, ormai è risaputo dal un po' prima del 2017, praticamente tutti avranno la necessità di avere un programma di gestione. E voi siete in Sicilia, ma coprite tutto il territorio nazionale. Facciamo che io sono
un gestore della Val Brembana e dico: ma quanto costerà mai? Beh, non ha un costo molto eccessivo, ci siamo mantenuti comunque nei prezzi, non lo dico, ma chi volesse delle informazioni ci può comunque contattare. Esatto, diciamo come? Allora, innanzitutto i numeri telefonici che comunque trovano su internet. E infatti soprattutto il vostro sito internet che è www.sisoftsrl.it. E in questo modo possono andare nell'area contatti, dove potervi appunto contattare e dire: vorrei saperne di più, mi chiamate per favore, questo è il mio numero telefonico, anche se poi i vostri numeri telefonici sul sito internet ci sono. Anna Maria, complimenti per la sagacia, per la perseveranza e per Paolo, che è un ragazzo estremamente capace e disponibile. Sei stato bravo anche tu a restare nei tempi televisivi dicendo le cose giuste al momento giusto. Saluta anche tu gli amici di vendingtv.it. Salve, un saluto da Paolo, buona giornata. Ciao Anna. A tutti e a presto. Bene, e allora amici, mentre loro continuano a digitare sulla tastiera per cercare soluzioni alternative e aiutare tutti voi per la gestione della comunicazione dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1 gennaio 2017, io continuo a saltellare nei corridoi di Venditalia per andare a trovare altri amici in altri stand e documentarvi altre novità. Non andate via!